Sono Luciano Boccalante, sono il direttore dell'Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea. Sono Paola De Cavero, la unica figlia d'erede morale, spirituale di Félix De Cavero, che è mio padre. Quale fu il ruolo di Félix De Cavero durante la lotta antifascista? Dunque, Félix De Cavero venne richiamato alle armi nel 1942 e diciamo, dalla metà del 1944 iniziò la sua collaborazione con la resistenza del luogo, in particolare con le formazioni garibaldine del luogo, e in particolare assunse il ruolo di fotoreporter partigiano e di redattore di questo giornale Stella Tricolore, che era il giornale clandestino di nuovo delle formazioni garibaldine delle Langhe. Un giornale che uscì in pochi numeri, come erano le condizioni di allora, venivano stampati in tipografie di fortuna, quindi attraverso una rete di tipografi che clandestinamente si prestavano a stampare poi magari di notte con grandi rischi questi fogli, e un giornale a cui collabora anche il fratello di Félix De Cavero, Mario De Cavero, col nome di battaglia Pablo, che pubblica alcune delle sue poesie in questi fogli, e fino all'ultimo numero, che esce all'indomani della liberazione, cioè il 6 maggio 1945, dove peraltro compaiono delle, credo, litografie o xilografie di Félix De Cavero. Ormai siamo post-liberazione, quindi anche i mezzi di produzione del giornale sono anche più facili da ottenere, ormai la guerra è praticamente finita. Questo è l'ultimo numero, poi l'8 maggio le formazioni partigiane vengono smobilitate e quindi diciamo quel momento, che è stato un momento alto, nella vita di De Cavero, finisce con la smobilitazione. Bisogna osservare una cosa, che questa produzione fotografica è una produzione che si colloca tra i rari fotografi partigiani che si dedicano in particolare alla fotografia durante la Resistenza. Dovete pensare che l'esercito partigiano, chiamiamolo così, non ha servizi fotografici, a differenza degli eserciti regolari. Mentre figure, personalità come quelle di De Cavero sono abbastanza rare, perché hanno a disposizione una macchina fotografica e proprio per la funzione che hanno all'interno della Resistenza producono questa serie di diverse centinaia di immagini e che riprendono sia i volti, i ritratti dei compagni di lotta, ma anche le situazioni, i momenti della vita partigiana. Voi vedrete, sono momenti naturalmente fatti nel momento in cui non c'è una situazione di scontro immediato. Questa è la caratteristica della fotografia partigiana. Si colloca De Cavero tra i rari fotografi partigiani, ripeto, che costruiscono un corpus organico e non episodico. Quindi Félix De Cavero è stato l'ideatore della prima mostra della Resistenza, promossa nel 1945 dal Comitato Nazionale Piemontese. Può approfondire questo Sì, piano? dunque questo è un argomento che richiede un minimo di inquadramento, nel senso che già subito alla fine della guerra gli uomini che avevano condotto la resistenza in Piemonte, ma non solo, ma anche in Lombardia, si pongono un problema che è un problema centrale, che è quello di far conoscere la resistenza così come era avvenuta. Farla conoscere non solo agli italiani che non la conoscevano, perché ne avevano avuto una conoscenza o l'avevano subita direttamente o avevano partecipato e quindi conoscevano la loro esperienza partigiana,
oppure l'avevano erano stati spettatori o vittime della resistenza. Produrre immediatamente una serie di mostre. La prima mostra che De Cavero realizza è nei primi di agosto del 1945, quindi siamo pochi mesi dalla fine della guerra, promossa e finanziata dalla Fondazione di Solidarietà Nazionale, che era un organismo del CLN che si occupava dell'assistenza ai reduci essenzialmente, e siamo quindi immediatamente all'agosto, ed è una mostra dove vengono esposti fotografie, documenti, ma anche pannelli dipinti. Viene esposta alla Galleria Cigala in via Roma, cioè nelle vicinanze di Piazza CLN, dell'attuale Piazza CLN, è molto centrata sulla esperienza che De Cavero stesso aveva fatto nelle Langhe. Come si è evoluta la sua produzione artistica in seguito alla guerra, in particolare facendo riferimento al gruppo De Calage? Sì, allora intendo, vengo su questa seconda parte. Terminata l'esperienza della partigiana, che ha sempre avuto però nel cuore come un preannuncio di una missione comunque da compiere, si è rimesso a fare pittore, quello che faceva prima. Senza fatica, perché era molto ostacolato dalla famiglia, insomma, di origine. E quando è morto suo padre, finalmente, perché è rimasto orfano a 17 anni, la madre l'ha spostato a Genova e l'ha iscritto, secondo suo grande desiderio, all'Accademia Linguistica di Belle Arti, che è un'accademia storica meravigliosa, eccetera, e lì ha compiuto tutti gli studi accademici e poi si è trasferito, perché allora c'era la ricerca dei luoghi d'arte, no, avanzati, e quindi a Milano, in via Brera, con il gruppo dei giovani ricercatori, il secondo futurismo e così via, no? E quindi ebbe le sue prime esperienze. E vinse anche un famoso concorso per la Villa Marcellise, che è una villa che c'è vicino Verona, di un ingegnere, concepita da un ingegnere, che gira su ruote 24 ore e che è studiata ancora oggi da tutti gli architetti mondiali, insomma. Ed egli vinse questo concorso per la pavimentazione. Il tempo fu anche in quel momento fortunato e venne chiamato a dirigere come ufficio stampa, propaganda e pubblicità, quindi si dedicò molto all'aspetto anche del design e della ricerca pubblicitaria in questo istituto di chimica italiano molto importante. Quando terminò, dopo le mostre della Resistenza, gli venne in mente di pensare ad una pittura ad olio che entra nelle fibre del legno. Quindi era nata prima come intendimento quasi di ricerca artistica tecnica, e quindi fece i primi esperimenti, no, di questa particolare tecnica, usando il legno, la venatura del legno e così via. E lì conobbe poi il secondo facente parte del gruppo che lui ideò, il gruppo De Calage, e incontrò Aloisi, che aveva anche studiato all'Accademia di Palermo. Poi si agganciò il terzo e nacque questo gruppo De Calage, che fu veramente importante e splendido. Dapprima come designer di arredi, no? Quindi creando questi tavoli mobili, pannelli interi, pareti intere, meraviglioso, che pur dividendo sempre tutto a tre, perché certo era nata questa comune d'arte. E a questa comune d'arte, che mio padre, che aveva partorito, si può dire, al maschile, insomma, fu sempre assolutamente, fu l'anima portante, e quindi si dedicò esclusivamente a questa ricerca, eccetera, e fino alla morte poi sostanzialmente, quando il gruppo, che era nato nel 53,
Terminò poi quando morì il primo dei tre componenti, quindi nel 92 circa, quindi durò più di quasi 50 anni, insomma. Con grande coerenza, con grande anche, come dire, sacrifici, perché non era facile vivere, almeno per mio padre, che era tra l'altro nato da una famiglia importante, ricca, e poi finito per questioni di mali investimenti materni e così via, no? Quindi è stata tragica la cosa, no? Ma lui ha sempre, disse sempre, questa è la mia vita, il pennello, no? Il suo gruppo d'arte de Calage fu molto importante. Anche per il concetto, perché questo sodalizio di comune d'arte fra tre artisti, dove erano quasi, li chiamavano i tre Don Chisciotte a un certo punto, no? Perché erano proprio un po' idealisti, diciamo, e quindi questo quadro a tre mani nasceva anche da una libertà creativa, no? Individuale, non concordavano prima, iniziava uno, poi interveniva il secondo, poi il terzo, poi. Mio padre era più dedito alla paesaggistica, alla Luisi, alla figura, all'altro, all'architettura, e se uno non sa, il quadro è fatto da uno, non può pensare che è fatto da tre, no? E poi la cosa finì così, insomma, che morì uno, poi mio papà è morto nel 94, e anzi, questa, io ho portato questa foto. Questa foto, non so se si vede, che è stata l'ultima foto prima della sua morte, 15 giorni prima che lo colpisse questa ischemia cerebrale, ed è stata da un fotografo che voleva fare delle foto di artisti per gli studi di artista e così via, e una volta tanto ha fatto un altro la foto, no? E quindi ve l'ho portata perché io penso che si intuisca l'anima profonda di questa idealità e spiritualità, che è stato il punto, il faro luminoso di tutta la sua vita. E lui è morto col pennello in mano e disse prima di morire, un giorno, no? Perché poi con l'ischemia era paralizzato, quindi che avrebbe rifatto tutto tale quale nella sua vita fosse rinato un'altra volta. Quindi penso sia una bellissima eredità spirituale da conservare. Può parlarci del suo percorso artistico, ma in particolare del ciclo di 17 opere inedite, che è Il teatro della guerra, la Resistenza, e dai Alieni di piombo, Il futuribile. Allora, il mio ciclo artistico cercherò di essere brevissima perché anch'io in quello sono abbastanza. Dopo aver fatto dove voi studiate, l'Accademia Albertina di Belle Arti, dove ho messo piede a 18 anni e sono uscita, anzi non sono ancora uscita adesso sotto certi aspetti. Allora, quindi finita l'Accademia, poi dove già avevo iniziato questa mia ricerca sulla tematica dell'arte come teatro, che è una tematica che praticamente mi è stata naturale, insomma, generarla. E quindi ispirandomi a testi teatrali o di musica o di danza, così via, no? Di poesia teatrale, di Shakespeare, eccetera, eccetera, ma estrapolendola e estraniandola, se vogliamo, dalla finalità pratica, cioè dalla scenografia, dal costume attualizzato, no? Quindi di per sé come opera totale, come opera d'arte fine a se stessa. Appendibile o godibile, ma senza la traduzione del palcoscenico, no? Ecco, quindi, e usando questa tecnica particolare che è il collage. E questa è stata tutta la mia ricerca per tutta la vita, e con questa, e grazie a questa, anche vista l'originalità di questo tema, ho avuto anche. Erano tempi diversi da questi di adesso vostri, tra l'altro, perché non c'erano aiuti, nessuno, no? Si rivolgeva ai giovani, ma. In virtù forse di questa unicità, se vogliamo, ho avuto modo di poterla esprimere subito in cose importantissime, quindi in musei. La prima mostra l'ho fatta alla Bussola Torino, che era la galleria di Via Pola più importante, proprio come stimolo per una giovane promessa, con queste idee diverse sostanzialmente. Calcolate che ero pure donna, quindi. E dopodiché con questo ciclo di mostre con i musei, e quindi il Museo Teatrale alla Scala, prima di tutto il Teatro Regio di Torino, dopodiché il Festival dei Due Mondi di Spoleto, e la,
la Galleria La Città di Verona e dopo la Casa di Giulietta con l'Estate Teatrale Veronese, l'Ente Lirico Arena, che hanno fatto questa grande mostra nel 75 sulla tematica shakespeariana. Quindi la mostra è stata allestita da Scarpa, il famoso architetto veneziano, la presentazione era di Cisco Maganiaco, Tò Giuseppe Marchiori, che con Argane insomma erano i critici più importanti. Proprio per la particolarità di questo tema e anche per questo collage fatto in un certo modo, no? E sono opere anche molto grandi e così via, e quindi questa è stata la mia ricerca artistica, diciamo, non tantissime cose, ma molto selezionate, molto mirate. Per dire qual è stato l'innesto con la cosa sulle guerre, nell'82 così, circa, guardando queste foto struggenti di papà, no? Ecco, quindi questi ricordi che della sua vita, e mi venne in mente di dedicare un ciclo, come l'avevo dedicato a Shakespeare, alla scienza, su con Einstein, delle cose così, cosmologie, eccetera, lirica, alla guerra. Quindi, purtroppo, tradotto teatralmente, all'arte della guerra. Così ho pensato. E allora ho deciso di fare questo ciclo inedito, perché in effetti non hanno ancora trovato una, no? Anche perché io mi sono un po', non dico adagiata, ma insomma per eventi della vita, mio padre è morto, tante cose, poi insomma di vario ordine e grado, insomma, quindi ancora lì inedito, e l'ho suddivisa in la guerra dedicata alla resistenza, quella degli anni di piombo, quindi per il terrorismo, Brigate Rosse e così via, e solo due opere sulla guerra del futuro, il futuribile, che è di Cervelli, per me è una lettura di questo genere, no? E che forse già viviamo senza accorgersene, no? E quindi ho attinto dalle foto di mio papà, ne ho scelte alcune, e sono sei opere, sei pannelli di 1,20 m l'una circa, usando un collage per i partigiani, ho usato del rame per il terrorismo, dell'ottone, perché anche questi materiali hanno una loro importanza, e per il futuribile l'alluminio. Ecco, terminate queste opere, poi ci fu questa mostra sulle radici, no? Forse il catalogo poi è lì, dove il critico Mantovani invitò, era la terza edizione comunque, il critico Mantovani invitò una piccola squadra di artisti più o meno dei miei anni, insomma, no? E io avevo già fatto questo trittico nell'ambito di queste opere di cui abbiamo parlato e esposi questo trittico che si apre proprio così, e quindi questo trittico c'è anche la componente, no? Quindi di un'immagine, questa di chiusura, e riunisce l'innesto fra c'è l'immagine di Lulù, famoso partigiano morto perché fu ucciso dai suoi stessi uomini, possiamo dire, no? Partigiani, che non si era travestito, e usai questa fotografia di Lulù all'interno di questo trittico, e poi questo uomo di fuoco giovane che corre incontro alla morte. Quindi io credo che, ecco, per me è stato l'omaggio a mio padre soprattutto, ed è lì questo trittico nel mio piccolissimo studio che oggi non ci ha potuto accogliere, era troppo piccolo, per cui abbiamo chiesto l'ospitalità gentilmente concessa dalla persona migliore che poteva ricordare il papà.